Ecco lo stivello magno, ragazzi. Rieccoci nel canale di nuovo tutti insieme, quanti appassionatamente positivi. Allora, partiamo subito con un ringraziamento particolare e speciale a tutti i nuovi iscritti. Davvero un bacione enorme, ragazzi. Benvenuti nella community. E poi un altro ringraziamento speciale, un abbraccione a tutti quelli che mi stanno seguendo e mi commentano in ogni video e mettono delle analisi veramente molto utili e interessanti che ci siamo per analizzare appunto la situazione della Juve nel calciomercato e nel campionato che sta disputando. Oggi partiamo subito veramente con un saluto anche ad Edoardo. Ti abbraccio e ti saluto volentieri e sono contento di averti nella community ogni giorno. E poi partiamo appunto con una perla veramente particolare, interessantissima, che si distacca un pochino da tutte quelle che abbiamo fatto in questi giorni e che riguardano appunto il centrocampo e l'attacco. Parliamo di un super fenomeno che è stato definito addirittura il nuovo Agüero potenzialmente, in cui lui ha messo gli occhi e potrebbe essere un altro di quei colpi che potrebbero regalarci un attaccante baby, quindi un giocatore classe 2002, un 19enne, che gioca nel Chivas in Messico, quindi sudamericano. Quindi anche questo potrebbe far parte di un progetto di prestito, una squadra italiana, per poi essere ripreso in rosa una volta che si liberano gli slot, gli extracomunitari. Ed è un giocatore che ha già segnato 6 reti in 17 presenze nel campionato messicano, e appunto potrebbe dare veramente un nuovo sprint di gioia e di gioventù all'attacco juventino, e quindi è un altro nome che si va a contrapporre a tutti quei nomi che invece sono stati fatti in questi giorni, in queste ore, su attaccanti veramente aged, diciamo veramente stagionati, se vogliamo dirlo. Quindi si è parlato di Pelé, si è parlato di Pavoletti, si è parlato di Quagliarella, si è parlato di Llorente. L'unico nome che invece è stato fatto un pochino più giovane, farebbe parte appunto del progetto di svecchiamento e sarebbe funzionale a Pirlo, è Milik, altro giocatore che andrò a parlare, a approfondire appunto dopo aver parlato di questo giovane appunto che si chiama José Juan Matias, giocatore appunto messicano e che fa veramente sognare le grandi big d'Europa. Quindi la Juve ha comunque una grande concorrenza, non sarà facile scastrarlo dalle voglie, delle bramosie dei club più importanti d'Europa, quindi Bayern, Barcellona, Manchester City, Real Madrid in primis. E quindi veramente vediamo cosa succederà anche su questo fronte. È un giocatore molto più abbordabile e più agibile come cartellino, ed ecco anche perché la Juve si sta pensando. Chiaramente fa parte di un progetto lungimirante in cui prenderemo il ragazzo appunto quest'anno per poi girarlo in una squadra per 6 mesi oppure un anno, fargli fare esperienza per poi rientrare quando magari si liberano slot extracomunitari, una volta che ne abbiamo liberato noi. Appunto, adesso ne possiamo avere soltanto due, quindi non riuscirebbe a rientrare comunque nel parco attaccanti. E vediamo veramente, sono curiosissimo, ragazzi, vediamo come si muoverà la Juve, quali sono le sue intenzioni, se sono quelle di veramente di creare di nuovo un ciclo vincente, perché abbiamo visto tutti che la Juventus si sta piano piano fermando e anche i risultati non arrivano perché non si può andare avanti di rendita. Cioè, i nomi li abbiamo, eccetera, ma sono tutti nomi di giocatori che all'apparenza sono giocatori ancora competitivi per campionato e Champions in simultanea, ma in realtà nel rendimento, nel campo, in maniera concreta, non rendono come quello che dovrebbero, perché sono giocatori che hanno già una certa età, sono calati fisicamente e mentalmente, e quindi la Juve o ringiovanisce la rosa veramente in maniera convincente e concreta, mettendo dei giocatori di 19-20 anni, oppure continua con questo scheletro di giocatori che stanno invecchiando e che comunque non hanno più quel mordente, quella voglia di vittorie, e inserire giocatori, diciamo, di 28 anni, 26 anni, 30 anni, ma anche lì non ce la faresti, perché arriveresti a un punto in cui hai dei giocatori magari di 32, 34 anni che sono ancora papabili per giocare e trattengono il posto e rubano il posto giocatori invece talentuosi, che potrebbero dare gamba e spirito combattivo e voglia di vincere trofei, appunto, di dimostrare quello che valgono. E quindi bisogna veramente che in questo momento la Juve scelga il bivio giusto, cioè la vera politica che vuole seguire. Quindi è importante dare segnali a Pirlo sul calciomercato di gennaio. La dirigenza, al di là delle voci che si stanno facendo appunto della dipartita di Agnelli verso la Ferrari e dell'addio di Paratici, devono veramente dare una linea, un pugno duro, appunto per far capire alla squadra qual è la piega che vuole prendere la Juventus. Perché se vogliamo vincere in Europa, non ci basta la rosa che abbiamo e non basta l'inserimento di giocatori per tappare i buchi in qua e là, ma ci vuole un progetto serio con alternative in ogni reparto, quindi partendo dalla difesa che siamo veramente messi male. Tra l'altro, vedi, ci è bastato non avere quadrato Alessandro per essere completamente con l'acqua alla gola,
E stessa cosa vale a centrocampo e in attacco. Abbiamo numeri contati, cioè un 11 competitivo, ma non abbiamo i sostegni appunto per rincalzare la rosa e farla rimanere competitiva tutti i 90 minuti in ogni competizione. Quindi occhio veramente a quello che accadrà. Sono curioso veramente se riusciremo a dare su questo gioiellino. E l'altro nome invece che si sta facendo appunto, e ritorniamo sul discorso che avevamo fatto un mese fa, Milik, Arkadiusz Milik, è un altro pupillo pallino della Juventus che sta venendo fuori ancora in queste ore. E si va ad aggiungere ai nomi che vi ho fatto in precedenza, di nomi di pluritrentenni. Quindi Milik è forse a livello di ringiovanimento rosa il più azzeccato. Il Napoli torna di nuovo su sei passi, sembrava quasi che volesse cedere per 10 milioni, ma in realtà li rialza di nuovo a 15 milioni. La Juve deve vedere cosa fare perché non ci sono contropartite che possono andare al Napoli assolutamente, perché andresti comunque ad arricchire la rosa di De Laurentiis e di Gattuso. E quindi la cosa che invece fa molto ingolosire la Juve è l'ingaggio di Milik, che è soltanto 2 milioni e mezzo che prende al Napoli. Quindi per convincerlo ad andare a Torino basterebbe veramente o lo stesso stipendio oppure un 3 milioni e mezzo. Comunque rientrerebbe nei parametri, cioè sarebbe un giocatore che farebbe comunque la differenza come sostituto di Morata. E lo pagheremo come Rugani che non giocava praticamente mai, quindi è un affare che potrebbe aver senso. E vediamo cosa farà la Juve appunto anche su questo fronte, o a gennaio o a giugno. Comunque il centravanti verrà preso, questo è sicuro al 100%. Magari i nomi che sono stati fatti in queste sere e in questo mese magari non sono concreti, non tutti, sono magari anche degli scoop, però la certezza vera e propria al 100%, anzi al 110%, è che la Juve un centravanti lo prenderà. Così come un centrocampista, anche se non dovesse essere un centrocampista top, andrà comunque a fare numero a centrocampo, dove però siamo veramente corti. Quando sono infortunati Arthur e McKennie abbiamo Rabiot e Bentancur. Quindi dobbiamo avere assolutamente almeno un altro in grado di poter giocare. Vi faccio dei nomi, come sempre ho fatto, quindi Locatelli, De Paul. Abbiamo di questo livello qua. Non sono top, ma sono giocatori che nelle loro squadre giocano titolari e quindi hanno un certo carisma, una certa personalità. Noi abbiamo bisogno di quei giocatori. Ultimo minuto dedicato invece a Milan-Juve, sempre sul filo del rasoio, si pensava di non giocare, l'AS era stata chiara, la Juve doveva sottomettere appunto i referti dei positivi, l'ha fatto in tempo, Quadrado Alexandro salteranno purtroppo Milan-Juve e quindi non è comunque sufficiente per poter inviare una partita perché i giocatori della Juve le ha a disposizione, sarà una formazione un po' cambiata, un po' rimaneggiata, ma Pirlo ha le idee chiare. Visti queste mancanze e anche Morata che si va ad aggiungere i due, Alexander Quadrado, dovremo giocare con scesi tra i pali, Danilo e Demiral esterni, Bonucci e De Ligt confermati al centro, Chiesa e Ramsey sugli esterni, con Ramsey che andrà a agire a sinistra ma si accentrerà nella tre quarti, e poi Bentancur e Rabiot coppa centrale, come avevo detto, Dybala e Ronaldo scelta obbligatoria. Ragazzi, speriamo di vincere questa partita, veramente diamo un segnale al campionato, e lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un bacio, a presto, un abbraccione!